Vabbè, raga, cosa ve lo dico a fare? Che dobbiamo far benzina. Allora, abbiamo finito la pappanza. Là c'è il culo di Noisy. Mazz! Adesso riaccendiamo le beast e procediamo verso il Monte Fasce. Allora, raga, piccola novità. Dobbiamo fermarci a fare benzina. Stiamo andando verso il Monte Fasce, però, tipo, ha iniziato a piovigginare piano, piano, piano. E quindi non so bene adesso cosa vogliono fare perché il tempo non so se regge. Un po' di caga di prendere l'acqua, sinceramente. Un'e7 al litro? Sì, ciao. Faccio due volte. Ah, ci sono qua delle curvette abbastanza interessanti. Devo dire molto, molto interessanti. C'è il cane che voleva stuprarci. Ella, 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 ella. C'ho uno schifo nell'occhio, aiuto! Aiuto il bagnato! Allora raga, premetto che non ho idea se è iniziato o no il Monte Fasce perché non c'è scritto nemmeno un cartello. Non lo so, però mi sembra una strada abbastanza tortuosa. L'asfalto fa veramente pena, non si vede ma è zeppo zeppo di sabbiolina. Non lo so raga, ascoltate, facciamo una roba. Siccome non so dove siamo e non so se questo è il Monte Fasce, ripiglio a registrare quando sono sicuro che sia il Monte Fasce. Non lo so, non c'è scritto niente raga. Io sto seguendo la pompa, ma boh. Comunque ci sono talmente tante curve, raga, su sta strada, cioè che andrò a tagliarne tipo il 70%, perché vi assicuro, cioè, sono tutte, tutte curve sempre, cioè, tutte belle tra l'altro, quindi boh, panico. E c'è sempre il pandista. Porco due che buca, sono venuti giù i denti del giudizio, porca vacca. Sono già usciti, aia. Donna le buche, questa foresta di mangroie, madonna, mamma mia. Allora raga, abbiamo iniziato la salita di sto, penso, Monte Fasce a questo punto, perché se non sbaglio era questa. Ma l'asfalto raga fa troppo schifo, una roba assurda, cioè. Prima era così bello, adesso fa vomitare. Questo qui è un tornantino, bello. Ecco, questo è carino come tornantino. Minchia, quanto dura però, cosa fa? Torno a Milano, cazzo. Cioè, più che un tornante, era un ritorno a casa direttamente. Porco, mi stava scivolando un botto la ruota dietro. Cioè, a alcuni punti è normale, in altri fa schifo, ma no, cioè, a caso, quindi non si può prevedere. Quindi andiamo con calma, anche perché sono abbastanza cottino. Poi devo farmi pure tutta la strada del ritorno. No, io mi ammazzo. Porco due, stavo andando lunghino. Saltellino putrido nell'asfalto. No, non vedo un cazzo. Via! Aiuto. C'è un muro di fianco e è esploso tutto. Vediamo se riesco. Madonna il ghiaino, il sabbiolino, madonna di Dio. Ho appena detto, vediamo se riesco a riprenderli. Proprio punito da sassolini. No, no, col ca, che scanno. Perché qua c'è da ammazzarsi. Madonna, va che buche. Ma frena, frena. No, 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 non penserai mica, Mamma mia, aia. Ma voi followers mi avete detto, fare il Monte Fasce, che dove vanno quelli di Genova a scannare. Ma andate a scannare su sta roba. Io spero che non sia questo il Monte Fasce. Cioè, se no, madonna, siete messi male. Fate 3 km alla Trimba Trebbia, che è meglio. No, no, perché questa strada qui è veramente lurida. Peggio di Selvino, ma. Madonna, va che roba la mulattiera. No, va al taleggio, va. Ah, aia, che dico piano, che non vado piano. Porco, c'era un sasso gigante in mezzo alla strada. Non so come ho fatto a non prenderlo. Era in controluce, non si vedeva fino a quando non c'eri sopra. Madonna. Ma fa cagare, cos'è sta mulattiera di me? Ma c'è il sabbiolino, cazzo, proprio dove freni? Curva, 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 curva. Madonna, tu sei un altro di quelli che torni a casa tua? Secondo me non te ne accorgi, ma girano talmente tanto che si ricollegano alla strada da cui sei arrivato e ti rispediscono giù dalla serie proprio fuori dalle palle. Madonna, spariamoci sta pinna su quel cambio lì di dosso. Ai ai ai. Cava Monte Fasce perché se cadi per terra ti fasciano. Ed è molto probabile visto la strada. Guarda le curve proprio.
Cioè le gole non sono neanche male, ma l'asfalto è proprio putrido, madonna. Io spero che dal video si veda, perché mi dite già fa un pera la Fabia. Sì, c'è, fidatevi. Se ve lo dico è perché c'è, cara. Non è che me lo invento. Guarda le buche, Dio. Guarda, ma dopo arrivati su meno noisy. Io ho detto non facciamo il monte fasce che dai video sembra una merda. No, no, è bello, è bello. Uso il drone, madonna. Sei fortunato che non ho istinti suicidi, sennò ti verrai a prendere, guarda. Ti spaccherei la faccia in questo preciso istante. Cioè, è vero che ci sono tante curve, raga, però, madonna, dai, come fai a fidarti? Cioè, sì, potresti anche scannare, ma, cioè, becchi la buca col sabbiolino, finisci addobbato là, finisci a fare la mangrovia. Mannaggia quel nasone maledetto, lui e i suoi monti, doveva fare i sacrifici al demonio. Guarda, la strada, madonna, è inclinata. Aiuto, aiuto. Ok, c'era scritto Monte Fasce, proprio. Prima volta nella storia dell'umanità c'era scritto Monte Fasce. Monte Fasce di Siena. Madonna, guardalo, guardalo, là, fiero con la sua melanzana. Se tiro uno sciafonte in pitturo sul muro, un po' mare. Volevo impinnare, meno male che non l'ho fatto, sennò mi beccavo la Opel proprio nel radiatore. Cioè qua c'è un guardrail bellissimo, nuovo di Trinca, messo così, raga. Anziché riasfaltare mettono i guardrail nei posti inutili. Ma madonna, quanta gente ci abita qua? Tutta Genova? No, non posso scannare se ci sono le bancarelle che vendono i salami. E che sono arrivati proprio il giorno in cui c'è la fiera delle palle. Madonna, aiuto! Madonna, il Mozambico proprio, il Mozambico. E ovviamente dov'è il Mozambico? So che è in Africa, non saprei bene dove. Ah no, rivoglio la Trebbia. Aia, era molto meglio. Ma, saremo mica arrivati? C'è il mare! C'è il mare! No, no, io voglio fare una fotuzza. Vorrei fare una fotuzza io, raga. Guardate che bello il mare. C'è un caterpillar, lol. Bellissimo, raga. Il 701 non ha mai visto il mare. Guarda! C'è il marino! E dai che è un po' di che il gas lì. Gli facciamo respirare un po' d'aria di mare, che gli fa sempre bene. Apri i polmoni. Pulisce, depura, allarga le vene e fa pisciare bene. Mamma mia, che caga! Guardrail, ci siamo lasciati a casa? Mi sa che quando spiegavano i guardrail erano in coda per l'asfalto di merda. Belì, vai! Madonna, che tuonata che ha tirato il 701. Porco, porco, mi è arrivato qualcosa sul casco e mi sono cagato, non avete idea. Stiamo raggiungendo la casa del signore. Tra un po' c'è San Pietro con le chiavi del garage. Mi ha salutato Fra, ma ero in staccata piena con la sabbia, se le favo le mani dal manubrio facevo una fine, guarda, meschina. Madonna, che cazzo è? What the fuck? È verde sto asfalto, sai, c'è la muffa. Aia, porchinis. Madonna, ma perché hanno costruito sta strada? Cioè, è bellissima, per carità, però cioè, che senso ha? Chi è che ci viene qua? Pezzo qui tutto aperto, raga. Mamma mia, oddio, raga, si vede il mare. Oh mio Dio, clamoroso. No, raga, stupendo, veramente assurdo. Ma pianti di ronzare con sta roba e ti levi? Oh. Cioè raga, guardate che roba. Cioè quello lì è il mare. Temi tu la morte? Allora raga, adesso le nostre strade si dividono. Io e Ale rifacciamo tutta la Valtrebbia al contrario, tutta la strada che abbiamo fatto, e ritorniamo a Piacenza a prendere l'autostrada. Invece gli altri vanno giù qua a Genova e risalgono, diciamo, dall'autostrada di Genova. Abbiamo deciso di rifare la Valtrebbia, raga, perché l'autostrada di Genova è brutta brutta e non abbiamo voglia, quindi tra l'altro non abbiamo fretta, quindi io, ragazzi, approfitto dell'occasione per salutarvi. Ci sono state veramente un milione di curve, quindi sicuramente avremo già finito. Io con questa bella vista vi saluto, vi ricordo di mettere mi piace al video, condividerlo con i vostri amici e commentarlo se non avete... Stai zitto, porco, che poi non puoi dire alla fine, no, nel mezzo, così devo rifare tutto, Dio buono. Con questa bella vista io vi saluto, vi invito a mettere mi piace, condividere il video e commentarlo se non l'avete ancora fatto.
ad andare anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram, Joss Official, importantissimo. Una grossa via a tutti e noi ci vediamo come sempre, come al solito, ad un prossimo video.